È stata approvata ieri con 22 voti favorevoli e 8 contrari la delibera presentata dal vice sindaco e assessore alla bellezza del comune di Pesaro, Daniele Vimini, per la modifica dello statuto della Fondazione Pescheria Centro Arti Visive, che con questo passaggio potrà diventare parte attiva nell'organizzazione di eventi e nella gestione di siti culturali. La fondazione si doterà inoltre di 2 nuove figure, un direttore tecnico e un direttore artistico. La Fondazione Pescheria, come ci ha richiesto il Consiglio Comunale, doveva dare il proprio parere, il proprio assenso, si rafforza perché diciamo, ha la possibilità di seguire anche altri ambiti, non solo lo stretto legato al contemporaneo, come in realtà fa da tempo, nel senso anche tante esposizioni organizzate recentemente tengono assieme il patrimonio dei depositi dei musei civici, il dialogo tra il contemporaneo e l'arte moderna, quindi insomma un lavoro che la pescheria nei fatti già sta facendo, la pescheria che già come vedete è centro arti visive, quindi non solamente contemporaneo ma sta approdando sempre di più anche al digitale, è una fondazione che ha diversi anni di storia, è una fondazione che stiamo rilanciando, una fondazione anche asciutta nei bilanci, asciutta nei costi, ad ora costa al comune solamente 50.000 euro all'anno, che è poco più del funzionamento, quasi altrettanti ne attrae in bandi, finanziamenti e sponsorizzazioni, anche senza andare a cercare sempre sul mercato nuovi soggetti, potrebbe essere anche una fondazione di riferimento all'amministrazione, il soggetto titolato non solo a gestire ma anche, ripeto, secondo quelli che saranno gli input del comune, qualora il comune deciderà di avvalersene, anche di poter fare diciamo, mostre e organizzare cose come già del resto in qualche modo faceva. Serviva una modifica statutaria che permettesse questo, permettesse di dotarsi di un direttore che diciamo, avesse un po' il tempo e potesse dedicare per svolgere gli aspetti tecnici e amministrativi, un direttore artistico che nei fatti la pescheria ha sempre avuto. Prima Sguanci come fondatore, poi Pratesi, ora Smarrelli, ma che è sempre stato formalmente inquadrato come consulente artistico del presidente. Crediamo che sia ora che una fondazione come questa si possa dotare di un direttore artistico, come viene ricercato e richiesto in tutte queste situazioni. Ogni scelta, ogni situazione ovviamente avrà tutte le caratteristiche della trasparenza, perché la fondazione è una fondazione in tutto e per tutto di diritto pubblico, quindi diciamo, ha gli stessi obblighi di trasparenza e tutto il resto di un comune, di un altro ente pubblico, quindi insomma, da questo punto di vista vediamo solo opportunità. I voti contrari dell'opposizione si sono tradotti in un emendamento a firma del consigliere di Forza Italia Michele Redaelli per chiedere che 2 dei componenti del CDA della fondazione siano votati dal consiglio comunale e non attraverso la nomina del sindaco. La misura è stata bocciata con 19 voti contrari, ma il centrodestra, con gli interventi tra gli altri del consigliere della Lega Andreolli e della consigliera di Prima Cepesaro Marchionni, hanno ribadito le perplessità legate al declassamento del ruolo del Consiglio Comunale. Favorevole alla delibera e anche all'emendamento il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Lugli ha parlato di una trasformazione che avrebbe preferito più in chiave collegiale, ma che risulterà comunque utile a portare agilità nel campo della cultura per gli impegni futuri, sottolineando l'operato di controllo che il Consiglio Comunale continuerà in ogni caso ad osservare.